La festa dell'unità regionale, allestita dal Partito Democratico delle Marche a Baia Flaminia, si è chiusa con l'atteso arrivo della segretaria nazionale Dem Elly Schlein sul palco pesarese. Una Schlein che è stata accolta dalla segretaria regionale Chantal Bonprezzi, dai vertici marchigiani del PD e dall'ex leader democratico Massimo D'Alema, che ha poi tenuto un dibattito sull'eredità di Enrico Berlinguer. Abbracciata dai tanti volontari e simpatizzanti della Festa dell'Unità, la Schlein ha tracciato una strada di fiducia nel percorso a contrasto del centrodestra. C'è una nuova speranza e soprattutto che il partito sta ricostruendo un'identità forte e chiara sui fondamentali. La difesa della sanità pubblica dai tagli e la privatizzazione strisciante della destra, il lavoro e il lavoro di qualità, mai più precariato e lavoro povero, è il motivo per cui stiamo ancora raccogliendo le firme per il salario minimo, una riforma necessaria per l'Italia che la destra purtroppo ha voluto mettere su un binario morto in Parlamento, la vogliamo riportare in Parlamento con la forza di migliaia di firme delle cittadine e dei cittadini. Per questo possono tutti firmare, se non l'hanno ancora fatto, su salariominimosubito.it. Vi invito a farlo, ma so che alle mie spalle ho già visto che c'è un'altra importante raccolta firme, quella contro la pessima autonomia differenziata. Una riforma che vuole spaccare in due un paese che invece ha bisogno di essere ricucito. Cito perché il Sud e le sue aree interne hanno già pagato fin troppo le diseguaglianze territoriali. È una riforma su cui non hanno messo un euro, nemmeno a voler nascondere che si tratta ancora dell'antico disegno secessionista della Lega, a cui Fratelli d'Italia si piega per un cinico baratto con una pessima riforma costituzionale, il premierato contro cui pure ci dovremmo battere con grande vigore. Devo dire che la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, le politiche industriali che mancano purtroppo oggi a questo governo e a questo paese, di cui invece si sente un bisogno per far ripartire l'economia, sono proprio le tematiche su cui abbiamo deciso di ricostruire fortemente questa identità. Un intervento che ha incluso anche prese di posizioni forti per un cessate il fuoco a livello internazionale e in merito all'emergenza climatica. Abbiamo avuto delle alluvioni molto pesanti, peraltro pure in questa provincia, e dopo un anno stiamo ancora aspettando di vedere i ristori che erano stati promessi al 100% da Giorgia Meloni che non sono arrivati. Non è negando l'emergenza climatica che sosterremo i territori, che sosterremo le imprese e gli agricoltori, ma se mettiamo in campo tutte le risposte e le risorse che servono per accompagnarli nei cambiamenti necessari.